Buonasera, sono Rita Tulelli, presidente dell'Associazione Universo Minori e oggi siamo qui all'Hotel Palace per presentare i quadri di due artiste catanzaresi, l'artista pittrice Concetta Rotunda e l'artista pittrice Roberta Milano. E la mostra è dedicata sia al mondo degli adulti che al mondo dei bambini. Questa nostra volontà è di presentare dei quadri non solo per gli adulti ma anche per i bimbi è perché i bambini hanno una passione per l'arte, basti vedere quanto si soffermano ad osservare un dipinto, ad osservare una scultura, quanto si impegnano a poter fare un disegno, perché per l'arte, per i bambini, per tutti i bambini in generale, di qualunque fascia d'età, è un mondo da scoprire, è un mondo di stimoli da scoprire. Quindi noi oggi in più abbiamo voluto non solo dedicare questa mostra ai bambini e agli Erga Omnes, ma anche all'Associazione Certi Diritti Calabria, dove abbiamo premiato con insieme alla assessore Daniela Carrozza, assessore al turismo del comune di Catanzaro, per premiare l'associazione nella persona del presidente Marco Marchesi per le battaglie che combattono quotidianamente per la difesa dei più deboli, delle donne vittime di violenza, degli omosessuali, oppure anche dei bambini stessi, dei bambini sfruttati, dei bambini picchiati. Quindi noi oggi abbiamo avuto questa volontà, come l'abbiamo avuta anche nel mese di giugno, esattamente il 27 giugno, durante un convegno dove fu premiata anche nuovamente l'associazione Certi Diritti. E quindi io, come presidente dell'associazione Universo Minori, non posso fare altro che fare un plauso all'associazione Certi Diritti e possiamo veramente lanciare un messaggio: insieme si può combattere la violenza, insieme si può combattere la discriminazione, insieme si può combattere il sessismo ordinario, come insieme si possono combattere i fenomeni omofobici. Quindi siamo un bel team, un team unito, un team coeso e continueremo a combattere, a lavorare insieme per il bene di tutti. Grazie. Roberta Milano, pittrice. Ringrazio la dottoressa Rita Tulelli dell'Associazione Universo Minori per avermi invitata a questa mostra, soprattutto per il tema che si tratta, che è quello dei bambini, al quale siamo tutti un po' molto vicini. Io ho uno stile del tutto diverso dall'altra pittrice, uso uno stile pop art, che è più un'arte popolare, diciamo più vicino alla massa, che prende come spunto sia i divi del cinema, come anche quelli della musica, ma anche generi alimentari, un po' di tutto, arte popolare, quindi più vicino alla massa. È una tecnica che si è sviluppata negli Stati Uniti e poi con il tempo si è sviluppata anche qui in Europa ed è molto vicina ai giovani ma anche ai bambini, perché tratto anche quadri per bambini come i cartoon, e quindi questo qua. Una delle mie opere, questa è appunto la tecnica pop art, che essenzialmente viene fatta in bianco e nero, però per i bambini viene usata anche un po' di colore, però per quanto riguarda gli artisti, quindi sia i divi del cinema che i cantanti, vengono fatti essenzialmente in bianco e nero, quindi questa è la tecnica. Poi si può fare lo sfondo colorato, però essenzialmente il bianco e nero è quello là che risulta di più. Per i bambini invece viene usato il colore, perché comunque i bambini, per esprimere il senso di libertà di tutto, di quello dei bambini e basta. Sono Concetta Rotunda, sono qui all'Hotel Palace per proporre questa mia mostra. Come vedete qui alle mie spalle ho un dipinto che rappresenta naturalmente il mare, naturalmente siamo proprio nel periodo giusto. Ho fatto questo dipinto, questo è tutto olio su tela, ho dipinto questa isoletta, questa isoletta è piena di verde, piena di natura, e naturalmente per chi mi segue sa che per me la natura è molto importante, la natura ci avvicina a Dio, io sono alla continua ricerca di Dio in ogni mio dipinto, la motivazione del mio dipinto è appunto la fede. Naturalmente la fede mi spinge a dipingere questi paesaggi bellissimi perché sono creazioni divine, come vedete ci sono pure, anche qui ci sono fiori, io dipingo sempre fiori.
E passiamo ad un altro dipinto che apparentemente non ha niente a che vedere con questo, perché è diverso nella visibilità, però sostanzialmente no, perché qui rappresenta l'amore per la natura, qui invece l'amore per l'essere umano, è una romantica passeggiata tra due persone che si amano sotto la pioggia, bellissima visione, quindi non è niente di diverso sostanzialmente. Poi oppure altri dipinti che rappresentano naturalmente il mare, che adesso è il momento ideale perché la stagione è giusta, naturalmente ci sono pure i fiori. Poi il dipinto a cui tengo in modo particolare sono i borghi che ho dietro le vostre spalle, i borghi medievali, che rappresentano naturalmente per me la fede, Dio. Ci sono alcuni, ho rappresentato alcuni monaci francescani che sono in ritiro spirituale. Per me questa è una preghiera, una ricerca a Dio, all'assoluto, perché è Lui che è nel mio cuore, io sono alla continua ricerca sua. I miei quadri esprimono soprattutto la fede, anche se a volte può sembrare tipo il dipinto con delle donne, può sembrare un dipinto diverso dagli altri, e invece sono tutti uguali. Sostanzialmente io rappresento la gioia, l'amore per la vita e l'amore per la natura, l'amore anche per l'essere umano, la stima per gli altri. E questo è quanto. Sono Marco Marchese dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Oggi abbiamo ritirato un graditissimo premio da parte dell'Associazione Universo Minori. Ci fa molto piacere perché premiate il nostro impegno nel sociale. Ringraziamo Rita Tulelli, la presidente dell'Associazione Universo Minori di Catanzaro, che oggi ci ha voluto consegnare appunto questo premio in un contesto molto bello. C'è un'esposizione artistica di quadri e di opere di artisti locali, che potrete vedere, diciamo, con lo scorrere di queste immagini.